Thank you.
Thank you.
questo determinato fa piacere, cose che fanno piacere a tutti. Abbiamo bisogno di cose che si uniscono e non di quelle che si dividono. E quelle che uniscono anche San Paolino e San Rocco sono le origini. San Paolino, ricordo, vescovo, sposato, padre di famiglia, no? Grande console, vescovo di Nola per 22 anni, ha dato dei scelti meravigliosi nella storia della diocesi e nella liberazione dell'uomo da ogni specie di schiavitù. San Rocco, ugualmente francese, ma tutte e due le abbiamo rubate alla Francia. Voi a Nola e noi per la devozione a Roma, però abbiamo anche rubato alcune reliquie di San Rocco. Ebbene, quando non si sapeva cosa offrire in ringraziamento a questi santi, sì, oggi i fiori costano parecchio. Allora, quelli che costavano molto era il frutto della natura, il grano, fonte di vita, e allora offrivano questi mazzetti di grano, gli stili di grano, poi piccoli inclusi, man mano sono diventati gigli adesso a livello artistico. Ora, vedere insieme San Paolino vescovo che ha dato la vita per liberare Roma ogni specie di schiavitù, e San Rocco che ha dato la sua gioventù per liberare Roma da ogni specie di male fisico e morale, sono delle storie che sono incoraggianti oggi. E cerchiamo di dare sempre maggiore forza a questi movimenti, pregando oggi a vicenda, incoraggiandoci a vicenda a non limitare tutto alla parte coreografica, ma senza trascurare la carta di ballaggio, cerchiamo di mettere dei contenuti nella nostra vita. E con questi pensieri io scelgo con piacere per dare benedizione al vostro regime. Il nostro sarà riferito due volte, prima alla lottata e poi al trasporto. La terza benedizione concludo con un dettaglio. Thank you.
Hai fatto cosa il troppo di scuola? Ha fatto una di me, la carabiniera, non c'è la sua figlia. Attenzione, rinnovo l'invito, il professore Bonauro, Raffaele Caccavalle, avvicinatevi al giglio. Amici di Poveri, buon pomeriggio dal popolo di Nola. È lieto con una sua rappresentanza di proporre qui in Irpinia un momento del suo folklore, della cultura, delle tradizioni e soprattutto della sua fede sincera per Paolino di Bordeaux, vescovo e santo patrono di origini galliche, proprio come il vostro San Rocco. Questa magnifica macchina da festa che vedete qui e che tra poco comincerà a ballare sulle nostre spalle è l'evoluzione storico-artistica in legno e cartapesta dei gigli, cioè dei semplici fiori di campo che nel 400 d.C. le 8 corporazioni degli antichi nolani offrirono al loro vescovo che tornava dall'Africa dopo aver riscattato miracolosamente i nostri concittadini resi schiavi dai Goti. Riteniamo che l'elemento religioso a Nola, come a Flumeri, a Fontanarosa, a Viterbo, a Gubbio, si sia innestato sulle sagre e le feste pagane di origine contadina, che in età osco-sannitica, quindi prima di Roma, a primavera, alla mietitura del grano o durante la ventennia, vedevano l'albero più alto, tagliato, decorato con fiori e frutti di stagione ed offerto alla Magna Mater, alla terra, con l'auspicio di buoni raccolti. Esiste dunque una via dei mai, dei maggi, cioè degli alberi sacri, delle macchine verticali che uniscono le nostre tradizioni popolari ed è in nome di queste coincidenze che siamo venuti a Flumeri per capire, studiare, scambiarci esperienze ed amicizie e vogliamo fissare questo momento offrendo alle autorità un ricordo della nostra presenza in questa bella giornata di fine estate. All'amministrazione comunale di Flumeri questo quadro ricordo, che speriamo sia fisso nel palazzo comunale, con una foto della nostra città a giugno, nel giorno della festa. E vorremmo offrire adesso una targa ricordo per la cortesia, per la disponibilità, per l'amicizia con cui ha accolto le nostre proposte al sindaco di Flumeri, ingegner Giuseppe Caggiano.
Targa ricordo, intanto al Giglio abbiamo al sindaco abbiamo offerto anche un Giglio in miniatura, opera della bottega Scotti. Targa ricordo a Don Giuseppe Di Luisio, il vostro parroco. Siamo costretti a tagliare i denti, ci perdonerete. Ancora targa ricordo all'amministrazione comunale di Flumeri. E questa targa la offriamo con un pizzico di commozione. È vero che i nolani sono diffusi in tutto il mondo, non aspettavamo di trovarne anche uno qui così bene inserito. Allora, con molto affetto al nostro concittadino, signor Raffaele Iovino. Un'altra targa e poi andremo avanti ancora per qualche istante ai fratelli Acerno, il nostro gruppo musicale, che hanno offerto con molta generosità la loro collaborazione. È tempo di musica, secondo canzoni che vengono scritte ogni anno. I nostri 8 obelischi, perché sono 8 quelli di Nola più una barca, che rappresenta storicamente il ritorno del santo. Tra l'altro qualcuno di voi, guardando la sfilata di qualche momento fa, ha visto in costume il nostro santo, il turco e la vedova con i prigionieri che tornavano dalla guerra. Per questa sfilata ringraziamo a nome dell'organizzazione e siamo grati per la sua disponibilità di sempre, Tonino Silvestri da Nola. Allora, la Baranza Talese è quella che porterà il giglio. E la Baranza Talese, lo dobbiamo dire, è una delle più accorsate e gloriose della nostra città. Ma per qualunque nolano che è corso qui, adolescente o adulto che sia, portare un giglio in spalla è un privilegio unico ed un'emozione fortissima. A voi tutti, buon divertimento con Giglio di Nola! Con un sentito ringraziamento a tutti i cittadini di Nola che sono accorsi oggi così numerosi per rappresentare l'affetto e la fede che hanno nei confronti di San Paolino e che ci unisce in quanto portatori di una stessa tradizione in onore di San Rocco. Noi, dobbiamo dirlo in tutta sincerità, non aspettavamo speriamo di poter ricambiare nella nostra semplicità con la nostra ammirazione, con la nostra gratitudine, e speriamo che questo gemellaggio che oggi inizia duri nel tempo, che magari in un prossimo futuro anche noi di Flumeri possiamo venire a Nola ad onorare il vostro San Paolino con il nostro giglio in onore di San Rocco. Ringraziamo in particolare la Proloco di Nola, alla quale facciamo dono di una semplice pergamena, la PAC per Nola è una festa eterna nella persona
del presidente francese, e ancora la Gamma Gomme che unitamente hanno organizzato questa stupenda manifestazione che io credo senz'altro resterà nella storia e nel ricordo del nostro paese. A tutti i portatori diamo oltre al nostro ringraziamento e al nostro affetto, daremo una piccola pergamena di ricordo, sperando che possano ritornare nuovamente a Fiumi anche in occasione del 15 agosto, quando noi trasportiamo il nostro giglio. Non mi resta che augurare, a nome di tutta la comunità di Fiumi, anche della Valle dell'Ufita, dell'Irpinia, che è accorsa in questa occasione, ringraziarli tutti. E anche a nome del signor Michele Palmarozza, che vuole consegnare una gigantografia del nostro giglio agli organizzatori di questa manifestazione, auguriamo un sano divertimento nella fede che ci accomuna e nelle tradizioni, nell'arte popolare che legheranno sempre di più le nostre due comunità. Passiamo ancora, chiediamo un altro attimo di attenzione. È chiaro l'invito per tutti voi a giugno a Nola, al parroco, perché dica qualche parola anche lui. Sono state dette tante parole meravigliose, a me resta soltanto dare la benedizione, però per tanta gente ci vorrebbe molte tonnellate di acqua santa. Come non è a disposizione, allora la benedizione sì. Ho detto poco fa che San Rocco e San Paolino erano francesi. Essi hanno portato tutti e due la liberazione da ogni specie di schiavitù, non soltanto fisica, politica, sociale, ma anche religiosa e dal punto di vista della salute. Quindi noi vogliamo che questo atto sia l'inizio di una liberazione reciproca, guardando ciò che noi abbiamo tutti la stessa origine cristiana, abbiamo le stesse parole. Abbiamo lo stesso fuoco, abbiamo lo stesso cielo, la stessa aria, ma abbiamo anche la stessa fede. Immeritata, perché ce l'avete data gratuitamente senza conoscerci. Speriamo di essere all'altezza di ricambiare la stessa cosa. Chiediamo scusa a priori se ci sarà qualche piccolo spintone nel movimento del giglio, non è dovuto certamente a scortesia, ma alla macchina che cammina un po' impetuosamente. Ve ne chiediamo scusa e nel ringraziarvi ancora e nel darvi appuntamento a Nola, ringrazio tutti gli amici che hanno collaborato alla realizzazione di questa giornata. Mario, non faccio insieme a Maria, le tre figli. Mi date un po' per te, vicino alla strada di Maria, non voglio la strada di Maria. Non ti preoccupare. Voglio, non la mai soggiunta, ma spostata su. Voglio che stiamo a mezza libera. Siamo tutti qua. Vabbè, non ti sento, non ci sono.
la nuova città. E molti che spillero sulle zone da prima, da mangi il meglio stella di non ti vedo salta. Ui festa, ui festa mia, uno scatato che va. In mano di te, ma la mamma là, portando ancora gioia da città. L'amministrazione comunale, sia gli amici di Fiumeri, ci hanno riservato una calorosa e grandissima accoglienza. Cerchiamo di ricambiare questa accoglienza con serietà ed educazione massima. Va bene? Grazie. Casico, forza. Sì. Voglio andare. Thank you.
gli applausi per Anza Novana! Non per facciare un po' per un po' fuga, cara a me, cara a me, non fai un visto fare passione, cara a me, cara a me, quando vado viene l'allegria, quando si dia parla da cara a me. Bravi, bravi, applausi per Anza Novana. Ma ballar, portando a vista la città.
marina e non vuole tornare senza tutti dire l'altra volta no. Vai, vai. Come se non ti importasse più senza farti mai cadere giù. Applausi, applausi, bravi, bravi. Catarina,
basta amore, non vuol dire devo qui. Canadari, se li aggatti il genitore, non lo avesse da capire. Canadari, non te faccia basare, io mi sentevo lì. Quanto tosto si sente, tanto danza per il tuo. Madame 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 Madame